Tornano come da tradizione i fuochi di San Giuseppe a Torre Maggiore, un importante evento che saluta l'inverno e dà il benvenuto alla primavera. Anche quest'anno ci ritroviamo con la bellissima e sentita tradizione dei falò di San Giuseppe nella giornata della festa del papà. Tante associazioni, scuole dell'infanzia, gruppi scout e parrocchie si sono come sempre adoperate, riunite dall'associazione Sbandieratori Florentinum, si sono adoperate appunto nell'organizzazione di questa bellissima festa e momento di comunità. C'è anche modo, oltre che di stare insieme, di tenere unite le famiglie, ma anche di assaporare i nostri prodotti tipici come l'olio extravergine d'oliva sul nostro pane. Quindi un bel momento di comunità, una bella festa molto sentita e partecipata qui a Torre Maggiore. Sei punti sparsi tra i quartieri di Torre Maggiore, dove sono stati accesi i falò, tutta la cittadinanza si è incontrata per godersi questo bellissimo momento. Ormai sono anni e anni che si fa questa manifestazione per le strade della città e noi ci siamo adoperati affinché questa tradizione non venisse meno e devo dire la verità, da un po' di anni le associazioni locali insieme a noi rispondono in maniera ottimale affinché si potesse continuare questa tradizione, queste manifestazioni. La gioia di quest'anno, molte parrocchie, molte altre associazioni hanno collaborato e il risultato si è visto nella città, c'è gente che vuole uscire, vuole vedere, vuole gioire. È stato positivo il fatto che molti i genitori raccontano ai bimbi il loro passato, il loro vissuto preparando i fuochi di San Giuseppe.